Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio, io sono Francesco e oggi siamo nell'inizio di una serie di video che probabilmente vi piacerà. Ed è diciamo la top 10 che riguarda anime e manga. Oggi vedremo la top 10 degli anime che sono stati creati non dal manga ma direttamente con l'anime. Che quindi sono nati proprio dall'anime e poi è stato creato in manga. Ragazzi, questa classifica non è in ordine di importanza ma è totalmente a caso. Quindi abbiamo messi come venivano meglio. Al decimo posto troviamo Psycho Pass. Questa serie è composta da 22 episodi ed è stata pure doppiata in italiano. La potete trovare sia su ViviVid che su Amazon Video. Al nono posto troviamo i Pokémon, che comunque penso come sappiate tutti sono nati come anime. E poi troviamo i diversi manga che sono stati fatti principalmente dalla J-Pop. Anche se in verità possiamo dire che è nato come videogioco e poi è nato l'anime. All'ottavo posto troviamo Steins Gate, di cui troviamo anche vari videogiochi, tra cui un ultimissimo uscito, e abbiamo 24 episodi che sono anche loro doppiati in italiano, che sono stati mandati in onda addirittura su Rai 4, quindi pensate un po'. Al settimo posto troviamo un anime che il suo nome è un po' uno scioglilingua, quella Magi Madoka Magica. In questo anime troviamo diversi spin-off fatti a manga, troviamo 3 film e anche diversi videogiochi basati su questo anime. In più si trova anche su DVD doppiato ovviamente in italiano e anche su R4. Al sesto posto troviamo Kill la Kill, di cui ho visto il primo episodio e devo dire che mi è piaciuto, però non tanto da continuarla. Poi magari un giorno la continuerò. L'importante è sapere che è su ViviVid, non doppiata ma sottotitolata, e ci sono 24 episodi. Al quinto posto troviamo Code Geass. Questo anime è formato da 2 stagioni principalmente, tutte e due da 25 episodi, che possiamo trovare sia su R4 ma anche su Netflix e ViviVid. Al quarto posto troviamo Gurren Lagann, o per meglio dire Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann, che è diciamo il nome che è stato dato alla serie in italiano. E infatti la troviamo anch'essa su Rai 4 e ha 27 episodi, ovviamente, come ho già detto, è in italiano. Io diciamo ve la consiglio perché tra tutte queste è l'unica che ha diciamo dei robottoni, quindi in stile mecha, ed è abbastanza interessante. Al terzo posto troviamo Neo Genesis Evangelion, che è questo qua come quello di prima, è anche lui formato da robottoni, quindi non è l'unico in questa classifica. Ed è formato da 26 episodi e in italiano troviamo nel canale di MTV. Al secondo posto troviamo Angel Beats ed è l'unica probabilmente in questa classifica che non si trova in nessun portale che possa essere ViviVid o Rai 4 o MTV. Infatti non la troviamo da nessuna parte ed è in giapponese. Probabilmente la troverete in vari siti sottotitolata in modo amatoriale in italiano. Ed è composta da 13 episodi. Al primo posto troviamo Cowboy Bebop, che è formato da 26 episodi, e questo lo troviamo sia su MTV e anche su ViviVid, tutti e due comunque in italiano. Ragazzi, questa classifica, o per meglio dire insieme di anime, è finito. Prossimamente, come già abbiamo detto, usciranno altre top 10 o comunque queste classifiche fatte in questo modo, quindi se vi interessano seguiteci. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!